Ah, perché era bella da stulire il caffè, ci voleva proprio. Tu non hai voluto niente, non hai capito perché. Non voglio, sto allora, ma che stai facendo? Ma fai pro tecnica la televisione, sto non hai capito. Non la televisione perché già avrei un giusto. Ma io come è stato per la puntata tra ieri. Bellissima, ha già evitato l'ultima vita. A me chi mi lavo fanno morire, a favore si è così. Evitato l'ultima, è che non sapere niente. Ma chi lo sa, sapete greco? Andare, tu che fai a manicurista? Sì. E bene, la gente si fa manicure, gli faccio il barba. E faccio le barbe. Ma buono, ho capito, ma già fai fatto mi. Sai come si dice? Ma non sai fare un barbino, quando io un barba in faccia, non gli ha due barbine. Ma secondo me, quello l'errore è stato usare la limetta. Chi ha già usurato subito? Qua ci vuole il tecnico, a me ti assapremo che mangio. Ma come si ha da fare? Io mi sono scucciato e scicato la macchina. Perché? Mamma, rogamola, ogni tre o quattro, poi, no, ogni tre o po', e trovo una contraccezione coppa a macchina. Ma sono spaziato! Che ti dice animale, questa è pubblicità a progresso. I contraccettivi bisogna pubblicizzarli, hai capito? Entra l'anno mi sono coppa mai uno scatolino con preservativo. Io adesso fuori scuola, che stiamo guardando ai diversi giovani, bisogna sensibilizzarli. Qua tu ha dato suo preservativo. Bravissimo. A te l'anno mi sono coppa mai. Ma che è una bella campagna pubblicitaria. Ma ti dai questa cosa, ne? Tu hai detto la contraccezione, papà. Ma guarda, ma sto parlando della contraccezione, dico io, tu vinci, le ovvero, mi sono fermato in un minuto, sto in dipende di sosse. Ma in un minuto mi sono fermato. Questa è una concezione, papà, ma... Questa è... Si dà già scudando, si dà già... Contravenzione! Contravenzione! Si dà contraccezione! Ma sciopero, non prima mattina con chi? Ma che non si capiva, Anna lei? Ma che hai capito? La contraccezione! Non è calmato, voi ho sapete che non sapevo parlare, sa da spugnare a prendere pochi parole. Ma dico, tu non sai parlare, ma perché ti avventuri in parole quando sono la lingua tu? Ma mi crepe dicere contravenzione, ma è uscito contraccezione, saranno i pensieri miei che vanno altrove. Diciamo molto, diciamo molto. Ah, molto, ma è venuto su fatto, perché la coppa non è mia moglie. Ma non è vero, no, dai. Che l'ho già dato con l'ultima contravenzione, si è fatta venire una crisi estetica che andava a Fornevici. Altra sera scena, la rinda all'estetista, di studio di bellezza. Ma quando mai, Anna, la crisi... Ma come sta facendo il Micchiarello? Oh, poi ci sono chi? La crisi clisterica, ma boh. Ah, è venuto la sciolta allora. Anna, quando non si pinga niente, come deve stare in piano noi? Tu fai altro andare isterica pure la mattina, capito? Calmatelo, ma sicuramente per me! Non me la vedi capita ora, mogliere, povera Dio! Calma. Susi, santa Susi! Che lei è una santa veramente! Volete una camomilla? Ma tu hai capito di la crisi isterica? E vabbè, andiamo! Una ma crisi isterica! Fammi sentire, ma perché sta crisi isterica? Ma perché non ci pensi 10 volte prima di arrivare a Piavucco? Tu stai a ricevere una parola ogni mezz'ora, che prima da lì, ci poi da arrivare a Parigi, lo dico! Ah. Quella è mia moglie, che c'è fa? Se fa fare la papà. Ma metterci un attimo. Niente meno, ma non molto per mutare da arrivare. Ma una sciocchezza! Ma quella che è? Ma quello secondo me hai ragione, quello non è che quello sarà qualche. E da un po' di tempo che ogni piccolo problema fa diventare un problema, lo fa diventare un dramma. Un dramma. Ma secondo me. Secondo me ci sta qualche altra cosa che non mi dice, che non... io forse l'hai capita e non l'hai capita, perché lei dice che questa è la classica noce che fa bucco vaso. Ma non è una noce di cocco, è una noce di cocco. Translating, lui voleva dire la classica goccia che fa traboccare il vaso. Ecco che fatto, ha capito, hai capito? Perché un capiscrin dall'uoccia, chi? Bravo! Parla la stessa lingua, ti sta scanna! Quanto è bello, ti mettesse sotto la panza come sottotitolo! No, sotto la panza ci metto sempre a sordo! Quella secondo mia moglie me... dice che i nostri dice che noi stiamo scarsi a cappotto. Dice che non sono buono. Perché scusa, dai tu bello consiglio, dai tu. Dici, mo io mi incontro all'estate, che te ne fotte a tiro sì, cappotto, ma poi se ne parla l'inverno proprio. Ma se capito? Deve essere un problema. Non famo un cappotto a maggio. Ma se io vado cappotto! Ma capite capito? Quando uno si mette, si accoppa, si fa l'amore. I'm translating.